Vorrei partire da una storia personale. Come tutti sanno, o meno a Milano molti lo sanno, Pesce ha avuto una seconda vita come personalità di spicco, come dire, delle aree del movimento studentesco negli anni, alla fine degli anni 60. Era un idolo degli studenti iperpoliticizzati. Lo era anche perché, diciamo, Pesce stesso, nel suo sforzo di accreditarsi come potenziale capo di una impossibile rivoluzione, aveva accentuato nel racconto che lui faceva dei GAP, della sua storia personale, questo aspetto mitico, rivoluzionario, no? Tanto è vero che i giovani negli anni 70, prima ancora che ci fosse la deriva, diciamo, terroristica, quella delle Brigate Rosse, ma diciamo in un periodo che riguardava più Feltrinelli, tutta questa storia, l'accreditamento che Pesce ha fatto della lotta dei GAP, della storia dei GAP, come incunabolo ideologico, politico, pratico di una linea rivoluzionaria è stato fortissimo. Ovviamente io quando lo sentivo, perché io facevo l'università, quindi io ho sempre avuto una certa quale idiosincrasia di questi testimoni del passato, ma questa è una questione mia personale. Però effettivamente era coinvolgente, no? Cioè, ci credevamo, insomma, che la rivoluzione fosse quello che una studentessa intervistata, che poi intervistata successivamente, anni, molti anni dopo, era diventata una professoressa, una signora di medio ceto della città di Bologna, nelle sue memorie che raccolse l'Istituto della Resistenza di Bologna, disse che per lui, per lei, che cos'era l'idea di rivoluzione che aveva in testa? Erano i partigiani col fucile che entravano a Porta Rame. Porta Rame è stata, diciamo, uno dei grandi miti della resistenza bolognese, cioè questo scontro a fuoco tra i partigiani dei GAP, appunto, e i nazifascisti. E quindi questa idea che il gappismo fosse in qualche modo il simbolo di un'azione dove la violenza si mescola, diciamo, alla rivoluzione, è stato uno dei grandi lasciti consapevolmente costruiti da coloro i quali quelle attività avevano fatto, e in particolare Pesce. Ovviamente io non sapevo niente dei GAP allora, ne so poco ancora adesso, avendo letto i vostri libri, ne so tantissimo, non sapevo niente di questi GAP, cioè vagamente me lo ricordavo, la resistenza, però insomma la mia conoscenza era assolutamente, per cui per un po' gli ho dato credito a questa idea, no, che i GAP fossero questo. Poi leggendo i libri, qualcosa di più, diciamo, studiando un po' più da vicino la storia della resistenza, e adesso, non solo avendo seguito, diciamo, la evoluzione della ricerca di Borgomaneri, che su questo tema ha scritto da molto tempo, ma poi anche ovviamente avvicinandomi a altri testi, e poi soprattutto leggendo il libro di Peli, che, diciamo, in questo caso fa il punto, a mio parere, fondamentale di questa storia, mi sono accorto come questo mito fosse molto distante. Fosse una mitizzazione politica che a mio parere non è stata secondaria nel, come dire, rimuovere o comunque produrre una frattura nella ricostruzione non mitica della resistenza con quei fatti. Io credo che questo, tra l'altro, c'è una problematica importante che riguarda il fatto che, diciamo, quando nella testa dei giovani di allora, no, uno dovesse pensare alla rivoluzione, cioè un popolo in armi che combatte contro un nemico, si
siccome a nessuno poteva venire in mente la rivoluzione bolscevica, perché nessuno c'era stato, né quella cinese perché era troppo lontana, né quella francese, che era ovviamente impensabile esistesse come memoria, cosa rimaneva attaccata a quella cosa? Rimaneva attaccata a quel mito. Quel mito, che tra l'altro riguardava non solo Dacqua, ma riguardava anche in generale l'esistenza, no? Allora è chiaro che da questo punto di vista questi lavori cosa hanno fatto, a mio parere, di straordinariamente positivo? Hanno, come dire, ripristinato o aiutato a ripristinare un rapporto storico con quei fatti, separandolo, oltre che, a mio parere, più che separandolo dalla memoria, perché questi lavori, soprattutto quello di Gigi, sono costruiti sulla memoria, anzi lui è un costruttore di memoria perché li ha intervistati lui, molti di loro, quindi c'è la memoria e lui attraverso il rapporto con i sopravvissuti, ecco, ha separato non tanto la memoria dalla storia, quanto ha separato la mitizzazione di quei fatti, che in uno degli snodi cruciali della storia italiana è stata fatta. E credo che sia un grande lavoro, importantissimo, perché se noi lo separiamo da quei miti, questa storia assume tutt'altra connotazione e tutt'altro senso. Anche perché, almeno leggendo i testi qui raccolti, ma soprattutto leggendo le testimonianze che Borgo Manieri soprattutto riporta nel suo libro, di questo mito non c'è traccia nelle teste, nelle parole di questi giovani militanti. C'è l'idea del fare, c'è l'idea di combattere il fascismo, c'è l'idea, come dire, di dare un colpo all'oppressore, ma non c'è nessun'altra connotazione. Starei per dire che non c'è traccia dentro queste voci nemmeno di una, dell'antifascismo come si era venuto costruendo negli anni 30 e 40. Sono giovani militanti nel senso straordinariamente potente di questo aggettivo, ma che però imparano, diciamo così, una educazione alla lotta, che per farla poi diventare un'educazione alla politica, all'impegno civile, eccetera, eccetera, diciamo tumultuosamente, starei per dire al di fuori persino di categorie politiche o di categorie fortemente strutturate, anche se tutti questi giovani, ovviamente, di cui ci racconta Borgo Manieri, passeranno, saranno prevalentemente dei giovani che faranno l'esperienza di iscriversi al Partito Comunista, militeranno poi nel Partito Comunista. Però diciamo, non è questo che emerge, questi non lo fanno per questo, lo fanno per un bisogno di rivolta nei confronti della oppressione fascista e nazista. E quindi c'è in questo, secondo me, come possiamo dire, una componente volontaristica che noi troviamo in tutta la resistenza, non soltanto in quella urbana, anche quella di montagna, nasce dalle stesse motivazioni, no? Giovani sbandati, giovani che tornano dal fronte, il primo capitolo di un personaggio cruciale che arriva alla zona di Milano e scopre che c'è dentro il carnetto del casino, non sa bene perché, chi sono i buoni e i cattivi, però occhio lo capisce quali sono i buoni e i cattivi, anche perché se lo fa spiegare subito dai suoi compagni. E questo è secondo me importante, perché anche quelli che vanno in montagna vanno sulla base, e qui devo dire che il lavoro di Peli 1, non il lavoro di Peli 2, cioè questo sui GAP, ma il lavoro di Peli 1, la sua storia della resistenza, su questo credo che abbia scritto pagine decisive, ecco, su questo tema, diciamo la scelta è qualcosa di differente di una decisione consapevole di appartenenza a un processo politico, a un processo storico. Verrà per molti questo
processo, ma non inizialmente, non è questi partono perché sono qualcosa, sono antifascisti, sono gente che si trova in una condizione di sbandamento, no? Di difficoltà di trovare il bandolo della propria vita, e lo trova chi, come quelli di cui parla Borgomanelli, nella rete della fabbrica, che è un grande terreno di aggregazione di questi uomini, no? E anche di queste donne, non ci sono solo gli uomini in questa miseria. La fabbrica è un microcosmo, anzi un macrocosmo, visto che a Sesto le fabbriche sono gigantesche, non sono fabbrichetti, quindi sono macrocosmi dove passa di tutto: informazione, conoscenza, reti amicali, reti di difesa, passa cioè un mondo che sarà poi il mondo non solo della resistenza, ma soprattutto sarà il mondo dentro cui si costruirà la vicenda storica del Partito Comunista e della sinistra italiana, no? E questo fatto è, a mio parere, molto significativo che venga messo in evidenza, no? Cioè il fatto che qui non ci sarebbero probabilmente stati né i GAP né probabilmente neanche i SAP se non ci fosse stata la fabbrica, se non ci fosse stato questo luogo nel quale è in qualche modo, nonostante la repressione, nonostante i sindacati fascisti, nonostante i tedeschi alle porte, è un luogo franco in qualche modo, dove cioè gli operai si possono parlare, si possono riconoscere, si possono anche organizzare e proteggere quando scelgono di fare la lotta armata. E ovviamente poi qui l'ha già detto Giovanni, giustamente ci sono delle fasi, questa lotta non è un trionfo, non è una sequela di successi inanellati, è sangue e morte, che muoiono, sbagliano, non riescono, fanno dei colpi, ma tutti sanno perfettamente che non sono risolutivi i colpi che fanno, nonostante che siano importantissimi, soprattutto quando si passa, diciamo, dal terrorismo, dall'azione terroristica contro i simboli del potere, si passa a organizzare altre operazioni contro i treni, contro le azioni cioè di volte a impedire le operazioni organizzative del nemico, no? Ciò nonostante, questi giovani combattono fino in fondo, combattono lasciandoci in larga misura le penne, e questo è molto importante stabilirlo, perché, ripeto, di questi ragazzi che partono col barbisù ne arrivano alla fine pochi, molti in realtà moriranno colpiti dal fascismo e dal nazismo. Eppure c'è una storia straordinaria di appartenenza di questi giovani a questa loro esperienza, di credenza, di fede, possiamo dire, per non scomodare una parola grossa, in che cosa? Ecco, fede nell'azione che stanno facendo, nella rete di amici e di compagni con cui lavorano. Non è la fede nel socialismo, non è la fede in una mitizzazione politica, non è neanche la fede nel CLN, che loro non conoscono, e tra per dire non è neanche la fede nel Partito Comunista, inteso come grande forza organizzativa, perché in realtà questo Partito Comunista inanella anche lui errori, sbaglia, non sa che fare, li manda a fare delle cose che poi si rivelano del tutto controproducenti. Bene, quindi una storia interessante, molto interessante quella che ci racconta il Borgomanelli, perché da questo punto di vista è molto diversa da altre storie campistiche. Qui Santo Pellice ne racconta due che sono fondamentali, dove invece, come dire, il livello politico è assolutamente differente, quindi dove già si intravede un rapporto più complesso con gli attori in campo. Mi riferisco alla ricostruzione molto importante che Peli fa della storia di Bulow, il capo supremo della resistenza, che fa un'azione militare quasi da campagna, da battaglia campale nella sua città, mobilita 2-3 mila uomini e chiede agli americani di star fuori, no, dall'azione, no, perché la vuol prendere lui, la sua città, no? E poi mette le sue truppe organizzate dentro l'esercito,
dentro l'esercito e verrà riconosciuto, medagliato come un grande comandante militare. È chiaro che anche Bulow è un comunista, non è che Bulow abbia una incertezza ideologica, però combatte a una soglia profondamente diversa da quella a cui combattono i giovani, anche lui era giovane, chiaramente uno, combatte e diventa da questo punto di vista un mito, perché il tentativo di, diciamo così, tradurre la lotta resistenziale nella pianura, la famosa parola d'ordine di pianurizzare la resistenza, quindi di, come dire, confrontarsi con il mito della montagna e al contempo invece costruire un'organizzazione militare di tutt'altra natura che opera in pianura, opera nelle città, ecco, è un'operazione diversa. Però è chiaro che le città della Romagna non sono Milano, le città non è che sono tutte uguali, no? Ecco, le città della Romagna sono le città della Romagna, sono piccole realtà urbane, non sono la più grande città d'Italia, con le sue fabbriche, il suo mondo del lavoro, la sua complessità, perché non dobbiamo dimenticare che quando questi ragazzi fanno le loro azioni, Milano sta diventando la campagna della, la capitale della resistenza, abbiamo tutti il CRM, Mussolini, no? Eccetera. Quindi diciamo, il contesto dentro cui operano è molto diverso da quello dentro cui opera Bulow. E anche la famosa battaglia di Porta Rale, che è un'altra storia gappistica che diciamo, ricorda, che si svolge a Bologna, è molto diversa dall'azione che fanno diciamo, i GAP milanesi, no? Perché anche quella è un'azione più numerosa, dove c'è una contesa militare che prevede un'organizzazione più complessa di centinaia di uomini, no? Per combattere. Ovviamente anche lì si costruisce un mito che poi si rivelerà fallace, perché gli uomini che fanno la resistenza, la battaglia di Porta Rale, non la vincono questa battaglia di Porta Rale. La sostanza è che non sono gli uomini della battaglia di Porta Rale che libereranno Bologna, la libereranno degli altri, perché poi avendola, oggi si direbbe in gergo tecnico, pattata, cioè né l'hanno persa né l'hanno vinta, ha fatto pari e patto, però nella patta ci sta la disgregazione dell'organizzazione partigiana gappistica nella città di Bologna, e quindi è chiaro che al momento dell'insurrezione non sono loro a guidare, sono fuori dalla città, non riescono ad avere un ruolo attivo, nonostante che anche lì si costruisca un mito, no? della resistenza bolognese, no? Cioè nella battaglia di Porta Rale è la resistenza bolognese, tant'è vero che quella studentesca di Bologna pensava che la rivoluzione fosse questi operai che attraversano Porta Rale, cioè che dava l'idea di quanto questo mito avesse scavato, diciamo, nell'identità anche delle generazioni bolognesi, no? E questo mito sarà tra l'altro uno di quelli che avranno più seguito per quanto riguarda la ricostruzione della storia della resistenza a Bologna. Ci vorranno decenni prima che si cominci a rompere questa immagine neanche oleografica, ma tutto sommato prepotentemente costruita, ecco, di questo evento, quasi che non si volessero nascondere le sfaccettature e le difficoltà della vicenda. Quindi è chiaro che i GAP sono stati, come tutto il resto della resistenza, e come ci hanno spesso raccontato gli scrittori, un fatto poco mitico, pochissimo mitico. Ed è stata invece una scuola, una pedagogia, un'azione complessa, diciamo, dentro il quale gli uomini e le donne che hanno fatto queste azioni in montagna con le bande partigiane, in città, qui d'alba, avevano perfettamente contezza, diciamo così, che non stavano lavorando dentro un mito, ma stavano lavorando dentro una pagina difficilissima della storia d'Italia, di cui non era assolutamente certo l'esito che avrebbe avuto tutta questa storia. D'altronde, se uno legge i resoconti dei maquis francesi che operavano, diciamo, nelle città, come i nostri GAP o SAP, ha una ricostruzione analoga
la stessa, no? Difficoltà, paura, rischi, diciamo un microcosmo di minute azioni, migliaia, decine di migliaia di minute azioni. Ecco, in compenso però loro avevano un faro che invece i partigiani italiani non hanno. Loro avevano De Gaulle da qualche parte, avevano un esercito combattente che era insieme agli americani, che stava la France libre, era loro, ma anche quel signore là che aveva fatto l'atto estremo, che aveva in qualche modo, si era messo alla testa di un moto di popolo, no? Qui invece il moto di, non c'è De Gaulle in Italia, ci sono partiti che sono nel 43-44 ancora assolutamente assolutamente disorganizzati, che fa fatica a gestire il governo nazionale del sud, il veto del nord, i tedeschi, gli americani, no? I re, il governo, è molto complicato, con forze scarse, divisi tra di loro, ma con forze scarse, scarse, dove queste scarse forze, a mio parere, hanno avuto poi nel fatto che queste forze fossero comunque portatrici dell'unico disegno possibile per l'Italia futura, che questa debolezza sia trasformata poi alla lunga in una forza vincente, no? Altra considerazione che volevo fare riguardava quello che diceva prima Giovanni. Questa è una storia che si è un po' dimenticata. Si è un po' dimenticata anche perché, giustamente a questo parere, è prevalso nella storiografia degli ultimi vent'anni l'idea che la resistenza racchiusa, stretta solo ed esclusivamente nella lotta armata, fosse in qualche modo depauperata di una serie di altri comportamenti, di altre azioni, quindi che esiste una resistenza larga rispetto alla resistenza stretta della lotta armata, che è fatta di cefalonia, dei militari deportati in Germania, è fatta cioè di quella disobbedienza civile che attraversa città e campagne italiane, quindi c'è una resistenza larga che in qualche modo, e questa è la critica, è stata come dire rimossa perché è prevalsa la mitizzazione della resistenza armata, quindi si è prodotta una demitizzazione che ha in qualche modo, come dire, portato all'esclusione del più radicale dei fenomeni di lotta armata nella resistenza, che è il terrorismo urbano. Più radicale di questo non c'è nulla. Quindi è chiaro che anche, diciamo, nel mito della resistenza, costruito attorno, diciamo, alla banda partigiana di montagna, che è poi quella che avrà tutta una sua sequela di intellettuali, di narratori che racconteranno da Calvino a Pavese, eccetera, eccetera, questo tipo di esperienza, è chiaro che i cantori, diciamo, della lotta armata urbana sono stati pochi, e quindi nell'immaginario collettivo la resistenza è qualcosa che si fa in montagna, è qualcosa che avviene in questo tipo di contesto. E quindi, diciamo, da questo punto di vista i GAB non rientrano in questa modellizzazione, sono un po' ai margini. Di più, volevo anche ricordare una cosa che mi è venuta in mente leggendo ultimamente un testo di Carl Schmitt. Carl Schmitt è, voi sapete bene, un grande filosofo della politica tedesco, accusato di essere filonazista, processato a Norimberga, insomma ha avuto una lunga, difficile storia, ma è stato sicuramente uno dei grandi intellettuali, politologi, diciamo, scienziati della politica del Novecento, tanto vero che poi è stato riscoperto negli anni 70, niente un po' di meno che da Massimo Cacciari e una serie di altri intellettuali di estrema sinistra, Toni Nieddu, eccetera. Bene, c'è un passaggio, lui è appena uscito di galera, insomma, non di galera, diciamo, è stato reintegrato nel suo ruolo di professore universitario nel 58, e fa una riflessione, scrive un testo che si chiama Cronologia e che è dedicato alla guerra giusta. No? Cos'è la guerra giusta? Prendendo atto che la guerra giusta non sta più, diciamo, nel modello dello ius publicum europeo uscito, perché è stato disintegrato dalle due guerre mondiali,
Questo è giusto. La guerra giusta sta nella coerenza ideale, barra ideologica dei combattenti. Quindi è chiaro che la guerra più giusta che ci sia in questo schema non può non essere che la guerra civile. La guerra civile è la guerra più giusta per antonomasia, perché i combattenti sono assolutamente convinti della giustezza delle loro posizioni. Combattono per ideali, valori, di cui sono intimamente convinti. Non sono soldati di ventura che combattono perché un re, uno stato li fa combattere. Sono persone che scelgono di combattere, e tanto più giusta è la guerra combattuta da combattenti di questo genere, cioè partigiani, e tanto più sanguinoso è lo scontro, per il semplice fatto che non c'è nessun riconoscimento, legittimazione, pietà nei confronti del nemico, che non c'è, non esiste. Tanto è vero che i tedeschi chiamavano i partigiani banditi o criminali, e lo stesso faranno i partigiani, chiameranno i nazisti criminali e diranno, altra cosa interessante, che loro i fascisti italiani non li hanno mai incontrati, non hanno mai combattuto contro i fascisti. Io mi ricordo una volta a Brescia c'era una discussione, c'era il presidente dell'ANPI, dice: ma io gli italiani non li ho mai conosciuti, erano solo i nazisti, c'era solo loro a combattere. Effettivamente in realtà ce n'erano molti invece gli italiani che combattevano, ma diciamo al di là di questo aspetto. Questo è importante perché non c'è dubbio che la guerra partigiana ha queste caratteristiche. La guerra dei GAP dentro la guerra partigiana è la più civile, proprio perché è la più giusta di tutte le guerre. Quindi ha una dimensione di violenza, che è una violenza mirata, individuale. Io, come racconta qui, esco da una porta, ho una pistola nascosta nel giornale e ammazzo uno. E lo ammazzo perché? Perché è un nemico, perché è un uomo, perché è un avversario, è un criminale, un delinquente, no? Lo ammazzo per questo. E da questo punto di vista, questo atto, che è altamente simbolico, è diverso, questo atto, dall'azione della banda partigiana in montagna che combatte pezzi di fascisti, che fa delle azioni militari anche di carattere guerrigliero. No, è diverso, perché qui sei tu e lui, qui non c'è la guerriglia, c'è un altro tipo di azione. Allora è chiaro che da questo punto di vista mi pare che ciò che ci ricostruiscono i nostri due autori è esattamente questa dimensione fortissima che ha la guerra partigiana gattista, perché è il punto estremo. Tanto è vero che non è mica facile convincere qualcuno a farlo, È molto più facile andare in montagna, dove si è in tanti, dove insomma. Qui invece tu devi decidere della vita o della morte, tu in quel preciso istante. Certo, il sabotaggio è più semplice, metti una bomba dentro un treno, fai saltare la ferrovia, però quando metti una bomba dentro un bar, quando metti una bomba dentro un ritrovo pubblico, perché sai che ci andranno i fascisti, sai anche che lì ci sono dei danni collaterali, perché non è detto che ci siano solo i fascisti, ci poteva essere anche qualcun altro, e poi i danni collaterali ci sono anche quando l'azione è stata assolutamente mirata, perché a Via Rasella non è che loro fanno saltare il contenitore dell'immondizia dove avevano buttato dentro la bomba, lì non muore nessuno, muoiono proprio solo i tedeschi, ma poi l'azione ci sarà ben dopo, voglio dire, perché le fosse ardeatine, come voi sapete, sono una conseguenza su questo. Infine, un'ultima considerazione, chiudo. Il tema della rappresaglia, però, non è una cosa che riguarda solo i GAP. Perché noi abbiamo fatto, lo citava prima Giovanni, l'elenco delle stragi, abbiamo costruito con gli istituti storici della Resistenza questo elenco, questo atlante delle stragi, trovandole più di 2.000, se non dico una fesseria. 22.000, oltre 22.000 morti. Esatto. Quindi un carattere genocida. Ora, gran parte di queste stragi si svolgono in montagna, non si svolgono in città, no? Non è che si svolgono qui, salvo le fosse ardeatine, che è, diciamo, in qualche modo
un simbolo di questa dimensione del rapporto tra violenza partigiana e rappresaglia. Tutte le altre, lasciando perdere Marzabotto, eccetera, eccetera, che sono note, ce ne sono una miriade di azioni di stragiste che si svolgono prevalentemente in montagna. No? Non è che la città e il GAP sono i luoghi della rappresaglia. I luoghi della rappresaglia ci sono ovunque, per il semplice fatto che i nazisti e i fascisti hanno deciso di dare, come dire, una connotazione genocidaria alla guerra. E lo fanno in ogni luogo dove esso si appaia, in Germania, come in Unione Sovietica, come in Francia, e quindi anche in Italia. Quindi attribuire ai GAP la responsabilità della rappresaglia è un'operazione storica poco fondata, perché le rappresaglie ci sono in tutti i luoghi in cui c'è una resistenza. Pensate alla massima rappresaglia possibile, immaginabile, che è quella di chiudere la città di Amsterdam per un anno e mezzo, lasciando tutti gli abitanti di Amsterdam senza cibo per un anno e mezzo. No? Le inchieste, le ricerche ultime hanno dimostrato che ad Amsterdam, alla fine di questo periodo, la dieta era arrivata a scendere sotto le 500 calorie pro capite. Quindi c'è soltanto il ghetto di Varsavia dove si mangiava peggio che ad Amsterdam. Quindi le altre azioni genocidari sono molto. 20.000 abitanti di Amsterdam in quell'anno, in 2 mesi del, diciamo, del cordone sanitario intorno alla città. Quindi da questo, e lì non c'era nessuna azione gattista, c'era la resistenza, c'era cioè la mobilitazione dei cittadini contro l'occupazione. Quindi è chiaro che da questo punto di vista ogni tentativo di addossare alla resistenza la responsabilità della rappresaglia è un tentativo baldestro di chi in genere non conosce la storia, non conosce le dinamiche con cui tutti i fatti di resistenza inevitabilmente incorrono. Fanno le rappresaglie persino contro gli ebrei che cercavano di resistere dentro il ghetto di Varsavia, quindi da questo punto di vista credo che non si possa certo imputare a questi ragazzi, a questi giovani, a questi combattenti di avere anche la responsabilità della rappresaglia. La rappresaglia è una responsabilità assoluta di chi combatte con un esercito regolare come erano fascisti e tedeschi nei confronti di chi invece combatte con delle azioni guerrigliere, partigiane, che sono inevitabilmente di carattere, come possiamo dire, di azioni mirate di guerra civile. Questo è. Quindi da questo punto di vista è finito due bei libri che credo diano un contributo in questo 70° della resistenza. Non dico a scrivere le ultime pagine, perché nella storia non c'è mai l'ultima pagina, però insomma, siccome non è neanche vero il suo contrario, che non c'è mai nessun passo avanti, ma qui insomma c'è un passo avanti. Cioè, oggi noi sappiamo di più, sappiamo meglio da un lato, ma abbiamo più chiavi per interpretare questi fatti, ricollocandoli dentro la storia d'Italia, ricollocandoli dentro la storia della Resistenza e nel caso specifico di Borgo Valeri anche ricollocarlo dentro la storia della città di Milano, non è per poco. Quindi quando Milano diventerà e sventolerà il suo vessillo di città medaglia d'oro della Resistenza, metterà, diciamo, le medaglie giuste che ha ottenuto, si deve ricordare che una parte di queste medaglie dipendono dall'azione di questi giovani che hanno combattuto prevalentemente in questa città.